questa è la prova lampante che il Partito Democratico, partito che governa a livello nazionale anche la nostra città, è lontano dalle esigenze dei cittadini, perché il voto con cui ha espresso il Parlamento, diciamo, la chiusura definitiva di questo tribunalino così menzionato dal Partito Democratico, è la prova lampante che la sinistra è lontana dai bisogni dei cittadini. Sentenzia così Alessio Savona all'indomani del voto che in Parlamento ha rifilato l'ennesimo no ad una possibile modifica della geografia giudiziaria, chiudendo di fatto la porta in faccia ad una possibile riapertura del Tribunale di Bassano. Nei giorni scorsi anche il presidente degli avvocati bassanesi, Francesco Savio, aveva bacchettato il Partito Democratico, da più parti indicato come il principale imputato della chiusura del Palazzo di Giustizia di Via Marinali. Ha fatto bene il Presidente Savio, noi dovremmo essere tutti più vicini alla categoria degli avvocati perché stanno vivendo un disagio enorme con questo spostamento del Tribunale a Vicenza e quindi sono concorde a quello che è stata l'espressione dell'Avvocato Savio, del Presidente Savio e quindi gli sono vicino. Ma i disagi con lo spostamento dell'intero sistema giustizia a Vicenza non sono solo quelli degli avvocati. La conseguenza dell'assenza di un tribunale in città si sentono già anche sul piano economico. Le conseguenze economiche sono disastrose già da parecchio tempo. La chiusura del tribunale sta danneggiando ancora di più il tessuto economico della città di Bassano, ma non solo di Bassano, ma di tutto il circondario.